Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo webinar di presentazione del beta program di WebRazio 9, che oggi dedichiamo al lancio della piattaforma mobile. Io sono Roberto Acerbis, il CEO di WebRazio, ed oggi qui con me c'è Michela Frigerio, la nostra responsabile per la formazione e il supporto ai clienti. Michela si occuperà di mostrarvi la nuova piattaforma mobile, realizzando in diretta un'app totalmente funzionante, partendo da zero e utilizzando il metodo low-code di WebRazio. Questa sarà anche l'occasione di mostrarvi le recenti innovazioni che abbiamo via via rilasciato dall'avvio del beta program avvenuto lo scorso mese di novembre. Al termine della demo ci sarà tempo per rispondere ad alcune delle vostre domande che vi chiedo di inviarci usando l'apposita sezione Q&A del webinar. Cedo ora la parola a Michela per la demo, che durerà circa 20 minuti, e ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa presentazione di Enterprise Platform 9 Beta. Oggi vediamo insieme come modellare un'applicazione mobile per la gestione dei clienti. Andiamo subito a iniziare creando il progetto dedicato che conterrà tutte le nostre funzionalità. Il progetto ha una struttura predefinita, noi andremo a disegnare nella View App View che conterrà tutto il nostro modello. Andiamo subito a inserire la prima funzionalità che è la struttura di navigazione. L'applicazione in particolare avrà due sezioni, la sezione relativa ai clienti e la sezione relativa ai contratti. Ogni sezione deve contenere almeno uno screen che è l'unità minima, con il quale l'utente interagirà nella nostra applicazione. Per indicare alla piattaforma che le nostre aree devono essere parte del menu di navigazione, devono essere impostate con la proprietà Landmark. Andiamo quindi a selezionare il contenitore principale e ci spostiamo nella view di layout, dove possiamo andare a modellare la presentazione della nostra struttura di navigazione. Andiamo quindi a selezionare il widget Tabbar. E lo andiamo a configurare aprendo il pannello delle proprietà. Andiamo ora a selezionare che vogliamo inserire in questa barra un elemento per ogni oggetto impostato come landmark nel modello. Questa operazione fa in modo che l'editor avvii una serie di regole automatiche che sono in grado di aggiungere dei widget predefiniti. Se questi non sono di nostro gusto, possiamo comunque sostituirli. Andiamo a configurarli ulteriormente associando a ogni elemento del menu un'icona dedicata. Al termine di questa operazione è possibile visualizzare la preview nell'editor ed è possibile a questo punto andare a generare il progetto per visualizzare il risultato. La generazione non fa altro che trasformare il modello appena disegnato in un'applicazione funzionante, che sarà testabile in maniera molto semplice senza avere la necessità di installare l'applicazione su un dispositivo fisico. Si tratterà quindi di un'emulazione effettuata attraverso il browser che ci permetterà di navigare l'applicazione e di verificare la correttezza delle informazioni e della struttura della navigazione. Accediamo quindi all'emulatore e vediamo la struttura della navigazione che abbiamo disegnato. Torniamo sulla piattaforma e andiamo a inserire la prima unità informativa dell'applicazione, che sarà la lista dei clienti con le relative sedi. A questo scopo utilizzo il componente Hierarchy. Configuro il componente indicando la volontà di visualizzare un elenco di clienti. La piattaforma mi richiede di selezionare un progetto data service, che è il progetto nel quale viene gestita tutta l'informazione che la nostra applicazione poi sfrutterà. Vado quindi a selezionare un progetto precedentemente creato e dall'elenco delle informazioni pubblicate seleziono l'elemento Customer. Configuro ulteriormente il mio elenco indicando gli attributi che voglio
visualizzare per ogni cliente e dando un ordine alla lista. Per associare a ogni cliente l'elenco delle sue sedi, aggiungo al componente un livello. Questo livello si configura in maniera del tutto analoga, andando a selezionare l'oggetto Office che rappresenta le sedi, selezionando le informazioni che voglio visualizzare e selezionando l'ordinamento di questo elenco. Informazione aggiuntiva molto importante è l'appartenenza dell'ufficio della sede al relativo cliente. A questo punto posso spostarmi sulla view di layout nuovamente e presentare e disegnare la presentazione. Inserisco il widget lista e lo vado a configurare indicando che voglio visualizzare una riga per ogni cliente. E anche in questo caso viene aggiunto una serie di widget predefiniti, tra cui il list item, che rappresenta la singola riga, quindi il singolo cliente. Lo vado a configurare indicando che voglio visualizzare a sinistra un'immagine che sarà il logo dell'azienda, che a destra voglio preparare lo spazio per poter vedere tutti gli eventuali eventi che andremo a disegnare sul cliente, e nella parte centrale vado a indicare che voglio visualizzare tutte le altre informazioni del cliente, quindi il nome e la partita IVA. A questo punto andiamo ad aggiungere sul widget list item la possibilità di avere uno spazio di dettaglio ulteriore nel quale inseriremo l'elenco delle sedi. Come potete vedere, alla conferma la preview si è aggiornata mostrando la struttura della presentazione disegnata con anche dei valori di esempio per avere un'idea migliore di come si visualizzerà l'applicazione. Andiamo quindi a inserire un ulteriore widget lista, a questo punto indicandogli che vogliamo vedere una riga per ogni sede. In maniera del tutto analoga andiamo a indicare che nello spazio di destra per ogni sede vogliamo visualizzare tutti gli eventi che modelleremo per le sedi e che nella parte centrale vogliamo visualizzare tutte le informazioni che abbiamo inserito nel modello sul livello relativo alle sedi. E come vedete anche in questo caso la preview si è aggiornata. Torniamo quindi sulla nostra App View per completare il modello. Infatti i dati che stiamo visualizzando necessitano di essere acceduti tramite credenziali e quindi è necessario impostare le sezioni della nostra applicazione come protette e inserire la struttura che permetterà all'utente di effettuare l'autenticazione attraverso le credenziali. Sfruttiamo uno dei pattern predefiniti presenti nella piattaforma a questo scopo. Dopodiché possiamo andare a rigenerare il nostro progetto e testare il risultato. Quello che succederà è che l'applicazione richiederà all'utente di inserire le proprie credenziali e quindi la prima pagina che visualizzeremo sarà la schermata di autenticazione. Inoltre la procedura di generazione crea un utente di test in maniera automatica, in modo tale che possiamo subito testare le funzionalità che abbiamo disegnato. Andiamo quindi a inserire username e password. E vediamo che sono presenti i clienti con le relative sedi. Torniamo sulla piattaforma e aggiungiamo la seconda funzionalità di questa applicazione, che è la gestione delle sedi. Aggiungo quindi uno screen dedicato e all'interno di questo screen inserisco un componente form, che sarà il contenitore di tutti i campi per la gestione delle sedi. Per aggiungere i campi mi avvalgo di un wizard che mi permette di selezionare l'informazione da gestire in questa form e l'elenco dei campi che voglio includere in questa form, quindi il nome, la country, la regione e la provincia.
Il wizard è in grado in automatico di inserire un campo per ogni informazione selezionata e di associare a ogni campo anche delle regole di validazione, andando a controllare quello che è stato disegnato nel progetto data service che gestisce le informazioni. Se i campi inseriti non sono della tipologia desiderata, è possibile andare a effettuare una conversione in un campo di selezione. I campi di selezione devono essere ulteriormente configurati per andare a aggiungere l'elenco delle opzioni tra cui l'utente potrà scegliere quella desiderata. Questa configurazione è del tutto analoga a quanto fatto precedentemente sul componente lista. Effettuo la medesima operazione anche sul campo provincia, sfruttando l'informazione relativa alla city, selezionando l'elemento provincia e ordinando le province in ordine alfabetico, e anche sul campo regione, sfruttando sempre l'informazione relativa alla città, selezionando il campo regione e ordinando per regione in ordine alfabetico. Andiamo quindi a filtrare l'elenco delle province disponibili, facendo in modo che l'elenco sia ristretto a seconda della regione che viene selezionata, e quindi aggiungiamo una condizione che controlli l'informazione relativa alla regione. Facciamo anche in modo che la selezione sul campo regione carichi queste province, aggiungendo quindi un evento che scatenerà il caricamento delle province. Il target di questo evento sarà appunto il campo provincia, e l'informazione che verrà passata a questo campo sarà la regione selezionata. La forma a questo punto è completa, andiamo a gestire l'azione di salvataggio delle informazioni. Aggiungiamo il componente action, che ci permette di definire quale sarà la logica di salvataggio, e la logica che andiamo a selezionare è contenuta nel progetto data service collegato. A scatenare questo salvataggio sarà un evento di selezione da parte dell'utente che confermerà i dati presenti sulla form. E a questo punto possiamo associare a ogni informazione proposta in ingresso dalla nostra azione un campo della form. Inoltre dobbiamo dare come informazione in ingresso la chiave della sede che stiamo modificando e la chiave del cliente a cui appartiene la sede. Questa informazione però non è presente nella form che abbiamo disegnato e dobbiamo in qualche modo renderla disponibile. Possiamo avvalerci della possibilità di aggiungere sugli screen dei parametri. In particolare aggiungiamo il parametro relativo alla chiave del cliente, associando anche un tipo di dato, e a questo punto l'informazione potrà essere sfruttata in fase di passaggio parametri per indicare che il cliente a cui appartiene la sede è quello valorizzato nel parametro, e possiamo valorizzare questo parametro all'ingresso nello screen di gestione degli uffici. Andiamo quindi a questo scopo ad aggiungere sul livello delle sedi all'interno del componente hierarchy un evento che ci permetterà di editare una sede. Questo evento come target avrà la form che abbiamo appena creato, e come informazioni passate ci sarà la chiave dell'ufficio selezionato, ma anche la chiave del cliente a cui appartiene la sede. Completiamo la nostra funzionalità inserendo un messaggio di feedback che avviserà l'utente relativamente al risultato dell'operazione. Ipotizziamo che questo messaggio sarà visualizzato sia nel caso di esito positivo, e quindi andiamo a inserire un messaggio fisso di successo, ma anche nel caso in cui ci sia una condizione di errore, specificando un altro messaggio. A questo punto non ci resta che andare a modellare la presentazione di ciò che abbiamo inserito fino ad ora.
Partiamo dalla pagina di gestione delle sedi. Inseriamo un widget container che mi permette di creare una riga per ogni campo della form che abbiamo modellato all'interno della pagina. Anche in questo caso vengono creati in automatico dei widget e noi andiamo a configurare ulteriormente il widget per il campo regione, inserendo il fatto che al cambio di selezione della regione deve essere scatenato il caricamento delle province. Andiamo inoltre a configurare la possibilità di salvare il contenuto della form inserendo un bottone associato all'evento di salvataggio, che possiamo associare a questo bottone anche un'icona, e andiamo poi a inserire anche la possibilità di annullare l'operazione utilizzando un altro widget bottone e associandolo a un evento predefinito che rappresenta il back del dispositivo. Anche in questo caso possiamo associargli un'icona dedicata. Spostiamoci ora sulla pagina Home, nella quale abbiamo aggiunto alcuni elementi di presentazione. In particolare, nello spazio preposto all'evento di edit della sede andiamo a inserire il widget dedicato e poi andiamo a inserire il widget che mostrerà il messaggio di conferma, andandolo a configurare e associandolo al messaggio mostrato dal componente message che abbiamo messo in pagina. A questo punto possiamo rigenerare il nostro progetto per visualizzare i risultati. Dopo questa generazione l'applicazione non ci chiederà più di autenticarci perché le credenziali sono già state inserite e quindi l'autorizzazione è già stata concessa e ha una durata configurabile abbastanza lunga. E quindi vedremo la pagina dell'elenco delle nostre sedi e dei clienti con la possibilità di andare a editarle. Possiamo annullare l'operazione o possiamo lavorare nella form cambiando la regione e vedendo che l'elenco delle province viene aggiornato, e poi possiamo effettuare il salvataggio vedendo il messaggio di feedback. Torniamo sulla piattaforma, aggiungiamo un'altra funzionalità, e cioè la possibilità di visualizzare i dettagli di un cliente. Per modellare questa funzionalità vi mostro un'altra caratteristica della piattaforma, che è la possibilità di creare delle porzioni di modello riutilizzabili. Quindi vado ad aggiungere un modulo al quale deve essere associata una definizione. Questa definizione è il contenitore di tutto il modello di interazione che vogliamo rendere riutilizzabile. Nello screen che ci è stato creato andiamo quindi a inserire il componente che ci permette di visualizzare i dettagli di un cliente e lo configuriamo come abbiamo fatto per tutti gli altri, andando a selezionare l'oggetto cliente e le informazioni che vogliamo visualizzare. Questo componente necessita che in ingresso gli sia passata la chiave del cliente da visualizzare. Facciamo quindi in modo che questa informazione venga assegnata all'esterno del nostro modulo e poi venga passata al componente. Tornando nell'app view dove stiamo utilizzando questa definizione, aggiungiamo la possibilità di selezionare un cliente dall'elenco e di visualizzarne i dettagli raggiungendo il modulo. E passiamo la chiave del cliente selezionato al parametro proposto in ingresso. A questo punto possiamo concentrarci nuovamente sulla modellazione della presentazione. Partiamo dalla pagina di visualizzazione dei dettagli e in questo caso selezioniamo il widget card per mostrare i dettagli del cliente e lo andiamo a configurare. Indichiamo che il titolo della card sarà
il nome del cliente, il sottotitolo sarà la partita IVA e tutte le altre informazioni le mostriamo nel corpo centrale della card. Quindi il settore di mercato, l'email, il numero di telefono e lo stato. E come vedete anche in questo caso sono presenti dei valori di esempio. Spostiamoci ora sulla pagina home, nella quale abbiamo aggiunto l'evento di selezione di un cliente. E come abbiamo fatto poco fa, andiamo a inserire nello spazio dedicato a questo evento il bottone di selezione. A questo punto non ci resta che rigenerare il progetto e visualizzare il risultato. Come avete potuto notare, la definizione di un modulo è molto utile perché è completamente autocontenuta, sia in termini di navigazione dati, ma anche in termini di presentazione. Andiamo quindi ad aggiornare il nostro emulatore, vedremo la pagina home con la possibilità di visualizzare i dettagli del cliente e la card che abbiamo appena disegnato. A questo punto torniamo sul nostro modello e aggiungiamo l'ultima funzionalità di questa applicazione, che è la possibilità di ricevere delle notifiche push. In particolare la notifica che questa applicazione riceverà sarà relativa alla creazione di un nuovo cliente. Aggiungiamo quindi l'evento dedicato alla ricezione delle notifiche e gli diamo un nome. È possibile anche associare a questo evento di notifica dei parametri aggiuntivi che verranno ricevuti in aggiunta al titolo e al testo della notifica. Nel nostro esempio passeremo l'identificativo del cliente che è stato appena creato, in maniera tale che possiamo associare anche un'azione ben definita nel momento in cui l'utente decide di seguire la notifica e di visualizzarne il dettaglio. Quello che succederà è che l'utente visualizzerà il dettaglio del cliente e andiamo a sfruttare a questo proposito il modulo che abbiamo appena inserito. Per poter testare questa funzionalità non è possibile fare ricorso all'emulazione, dobbiamo creare un pacchetto applicativo vero e proprio e installarlo sul dispositivo. Vado quindi a creare una configurazione di build che ci permette appunto di creare dei pacchetti reali delle applicazioni. È possibile creare applicazioni per Android e per iOS e vado quindi a configurare le informazioni necessarie che sono le credenziali che identificano l'applicazione e nel nostro caso specifico il file di configurazione scaricato direttamente dalla piattaforma Firebase che gestisce le notifiche push per Android per fare in modo che questa applicazione possa ricevere delle notifiche. Ecco, inseriamo ora nel campo relativo alle dipendenze l'indirizzo a cui è disponibile l'applicativo che gestisce le informazioni. A questo punto è possibile effettuare la build vera e propria dell'applicazione. Questa procedura genera il progetto esattamente come abbiamo fatto finora e poi si avvale di un servizio cloud che trasforma l'applicazione in un vero e proprio pacchetto installabile su un dispositivo fisico. In questo caso un dispositivo Android. Al termine dell'operazione si aprirà una dashboard che ci permetterà di effettuare uno scan di un QR code e di installare l'applicazione sul dispositivo. Questa procedura impiega un paio di minuti per terminare. Nell'attesa vi mostro la controparte relativa alle notifiche push che riguarda l'emissione delle notifiche. Nel nostro esempio l'emissione delle notifiche avviene dal progetto che gestisce le informazioni, quindi dal progetto Data Service, e in particolare il servizio che gestisce il salvataggio del cliente è quello preposto a emettere le notifiche.
La struttura di questo servizio è quella disegnata in questo modello. Vedete che a valle della creazione di un cliente vengono recuperati tutti i device che possono essere notificati per la piattaforma Android e poi si raggiunge un componente che attua l'emissione delle notifiche. Questo componente deve ricevere come informazioni il titolo e il messaggio di notifica e l'elenco dei dispositivi che devono essere notificati con la relativa piattaforma. Inoltre, il componente può avere dei parametri aggiuntivi e nel nostro esempio abbiamo aggiunto il parametro che identifica il cliente che è appena stato creato. Inoltre, per poter funzionare correttamente, al componente deve essere associato un provider di notifica. Questo provider è specifico per i sistemi operativi su cui poi verranno installate le applicazioni ed è quindi possibile creare un provider di notifica per la piattaforma Android e un provider di notifica per la piattaforma iOS. Attendiamo quindi ora il termine della procedura di bid. Nel frattempo vi mostro la pagina di login dell'applicazione web che sfrutteremo per effettuare il lancio della notifica. Questa è la dashboard che viene visualizzata e che vi dà l'idea del fatto che la build è in fase di creazione e che verrà resa disponibile a breve. Nella parte di destra vedete che ho preparato il mirroring dello schermo di un dispositivo fisico che ho collegato, sul quale poi andremo effettivamente a installare l'applicazione. Ecco, vedete che è arrivata la build dell'applicazione. Ora accendo il dispositivo collegato per fare il mirroring dello schermo, apro un'applicazione per fare lo scan del QR code. A questo punto sto scaricando il pacchetto applicativo direttamente dal server di Build, lo installo l'applicazione, la apro. Come abbiamo visto sull'emulazione, ci verrà richiesto di inserire le credenziali. Vado quindi a inserire username e password. Ed effettuo il login. Vedete l'elenco dei clienti e delle sedi esattamente come lo abbiamo disegnato. Vado quindi sull'applicazione web che è stata sempre creata utilizzando WebRatio Platform 9, inserisco le credenziali utenti dedicate e accedo a una pagina che mostra l'elenco dei clienti e mi permette di andare alla form di creazione di un nuovo cliente. Inserisco alcuni dati obbligatori, il nome, la partita IVA e andiamo a selezionare anche un settore di mercato ed effettuiamo il salvataggio. L'azione di salvataggio invierà una notifica al cellulare. Teniamo d'occhio il dispositivo. Vedete la notifica che è arrivata. Cliccando sull'occhiolino si raggiunge la pagina di visualizzazione del dettaglio del cliente che è stato appena creato. Con questo termina la presentazione di WebRatio Platform 9 Beta dedicata al mobile e lascio quindi la parola a Roberto. Eccomi, grazie Michela per questo contributo. Spero che sia piaciuto a tutti i partecipanti. Io approfitto intanto per dirvi che la piattaforma mobile sarà ufficialmente disponibile in beta a partire da lunedì 10 febbraio. È arrivata qualche domanda in merito ai tempi e alle modalità di scaricamento della beta, per cui volevo anche precisare che
Per chi stesse già partecipando al beta program e avesse già installato WebRazio 9, non dovrà fare nulla, nel senso che arriverà un aggiornamento automatico di piattaforma, riceverà una notifica all'interno della piattaforma. Invece chi è iscritto al beta program ma non ha ancora installato WebRazio, nei prossimi giorni riceverà una mail con le istruzioni per il download. Chi di voi invece sta partecipando a questo webinar e non si è ancora iscritto al beta program può farlo in questo momento o quando vuole anche nei prossimi giorni, comunicando la sua candidatura all'indirizzo di posta elettronica betaprogram@webrazio.com. Ora adesso abbiamo spazio per qualche altra domanda oltre a queste sul beta program. Per chi volesse, appunto, c'è un apposito tool che si trova sulla parte bassa dello schermo che si chiama Q&A, non lo strumento di chat appunto, ma lo strumento di Q&A. Ok, sì, c'è una domanda sulla build cloud. Michela durante la demo ha appunto spiegato che il processo di build dell'applicazione mobile avviene parzialmente sulla workstation e parzialmente utilizzando un servizio su cloud. Il servizio su cloud è un servizio di nostra proprietà offerto ovviamente assieme alla piattaforma. La piattaforma è automaticamente integrata con questo servizio che si occupa della parte di costruzione del pacchetto APK o IPA a seconda del dispositivo target. Come diceva Michela, in questo momento il processo di build impiega un po' di tempo, quasi 2 minuti, stiamo lavorando per ottimizzare questi tempi. Chi ha partecipato anche al webinar precedente credo che abbia piacevolmente notato che i tempi di generazione tra la precedente beta e questa sono migliorati già molto e ulteriori migliorie arriveranno nel corso dei prossimi aggiornamenti. Appunto, domanda sugli aggiornamenti. Sì, il programma beta continua. Abbiamo a piano nel corso delle prossime settimane, probabilmente fra un mese e mezzo circa, di rilasciare in beta anche la piattaforma BPM. Quindi presumibilmente ci sarà sui nostri canali la comunicazione di un prossimo webinar in cui potremo spiegarvi il nuovo approccio low code di WebRazio 9 per la realizzazione di applicazioni web e mobile basate su processi. E ovviamente dopo la beta e la BPM saremo pronti per andare in general availability. Se non ci sono altre domande, io a questo punto chiuderei questo webinar, non prima però di avervi invitato a rimanere cortesemente in linea per qualche secondo e a compilare la nostra survey che comparirà al termine di questa sessione. Grazie a tutti per la partecipazione e grazie anche per compilare la survey. A presto!